occorre formarsi sempre, non fermarsi mai. Qualcuno diceva non si smette mai di studiare. Non si deve smettere mai di studiare, Qualcuno ecco. vorrebbe farlo, insomma, però è costretto. In effetti è bello essere sempre preparati su tutto. Adesso ci soffermiamo un attimo sulla salute, sul tema della salute e del prendersi cura, perché poi chi soffre sulla propria pelle ha bisogno di qualcuno accanto che si prenda cura di lui, no? Sì. È importante. Abbiamo partecipato all'inaugurazione del nuovo percorso formativo dedicato alla salute. Il titolo era questo: Salute e relazione, gratuità e dono alle radici del prendersi cura. Ha partecipato l'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, l'allora presidente, direttore generale Crupi, Don Carmine Arice, che conosciamo bene, e noi abbiamo raccolto alcune riflessioni proprio quel giorno. Beh, diciamo che è una novità partecipare al convegno e all'evento, non è assolutamente una novità il tema, anzi direi che è proprio la base della salute. Dobbiamo superare un concetto di salute puramente fisico e guardare ad un concetto di salute relazionale, ossia il passare dall'individuo, dall'io, all'essere inserito con gli altri in una società tra persone. Se si sta bene in relazione, se si è agio nelle relazioni, è più facile superare anche il disagio della malattia quando va a toccare il fisico stesso e il corpo. C'è bisogno di attenzioni nei confronti del malato, di tante cure. I dolori di Dio provocati dall'uomo, chi è che li cura? I dolori di Dio? Beh, nessuno li L'uomo procura. gliene procura L'uomo se li procura a se stesso, dimenticandosi, che Dio è il suo vero medico. E quando si allontana dal medico o non lo cerca e pretende di stare in salute, rischia di tagliarsi l'erba sotto i piedi. Io penso che i dolori di Dio più grandi in questo momento si possano vedere nei dolori dell'insieme del creato, insomma, nella sofferenza della madre terra, che poi si ripercuote in sofferenza di popoli in fuga, si ripercuote in assenza di relazioni corrette tra gli stati e le nazioni, in rischi, come vengono paventati, di lotte culturali, addirittura tra religioni. Ecco, questa è la sofferenza, non di sicuro di Dio, ma è la sofferenza del Dio fatto uomo, delle immagini di Dio nell'uomo che non riesce più a relazionarsi bene. A proposito di creato, a proposito di creazione, quando ha creato l'uomo, Dio è un po' rimasto ostaggio dell'uomo perché non vuole lasciare, non salva nessun'anima. Beh, Dio poteva fare a meno di crearci. Se ci ha creati, si è messo lui stesso in qualche modo nelle nostre mani, ha scelto la relazione, ha preferito mettersi in relazione con tutti i rischi che la relazione pone piuttosto di rimanere solo e autoreferenziale. Il Dio cristiano non è un Dio autoreferenziale. Un augurio per chi opera in questo settore. Beh, che sia innanzitutto una persona capace di un cuore che dona e di una persona che supera e apre se stesso agli altri, incominciando ovviamente dagli altri più a disagio o bisognosi, come sono gli ammalati. Ero ammalato e siete venuti a visitarmi. Ecco, è una delle parole del protocollo cristiano e del cosiddetto giudizio universale. Grazie. Ecco qui il nostro grazie come sempre perché poi insomma va oltre i nostri pensieri, Padre Franco, quindi ci aiuta anche ad allargare, ad ampliare la nostra visione per quanto riguarda la cura degli ammalati, di chi soffre, di chi porta una croce. La relazione soprattutto, è molto importante quello che ha sottolineato il Vescovo prima, che è vero, ci giochiamo nella relazione, però dobbiamo essere sempre pronti ad assumerci i rischi di questa relazione. Uno, forse il primo rischio è la chiusura da parte di chi ci si trova davanti, non è sempre detto che l'altro sia disponibile alla relazione così come siamo disponibili noi, quindi ci dobbiamo esporre ad un certo rischio di chiusura e quindi anche di rifiuto da parte del mondo, però questo non ci deve scandalizzare, non ci deve fermare, perché il nostro Dio è fatto di relazione e quindi noi a sua immagine, a sua somiglianza, facciamo tutto questo. Ed è ritorna l'essere somigliante a Dio. Lo riprende anche Don Carmine Arice, presente quella sera dell'inaugurazione del corso di pastorale sociosanitaria. Guardi, io partirò da un'indagine di carattere scientifico, cioè
È stata fatta un'interessante ricerca nel nord Italia, a Milano, dove attraverso anche l'uso della risonanza magnetica si sono visti gli influssi a livello cerebrale che una relazione sana data dal medico verso il paziente, anche di tipo umano oltre che di tipo terapeutico, porta anche diciamo di carattere neuronale proprio, no? E i risultati sono stati veramente molto molto interessanti. Allora, partendo da un dato che è di carattere scientifico, dopo possiamo fare anche un approfondimento di carattere antropologico. Ecco, quindi la relazione è certamente una dimensione ontologicamente fondante della persona, perché noi non siamo fuori da una relazione, nasciamo da una relazione e viviamo nella relazione, però queste relazioni devono essere sane. E anche nel percorso terapeutico queste relazioni devono essere assolutamente sane, e qualora il medico non avesse, o l'operatore sanitario, non avesse coscienza di questa dimensione e non ne tenesse conto, il rischio è molto grave. Cioè, può esserci la depressione stessa da parte del paziente, può esserci anche, come dire, una mancanza di fiducia, per cui quell'alleanza terapeutica che potrebbe esserci anche di fronte magari a un medico molto bravo, molto capace, rischia di venire meno, e questo certamente non è professionalmente adeguato. Ecco, quindi un po' queste tematiche. Interessante sicuramente, anche alla fine insomma ci saranno riscontri. Restando sul tema, a proposito dell'ascolto, c'è bisogno però anche di silenzio, e con diciamo l'ascolto di un cuore che batte e sì, tanta pazienza. Questi potrebbero essere gli atteggiamenti per chi si prende cura dell'altro. Guardi, lei ha usato una parola che sarà proprio quella che tratterò. Io darò 9 declinazioni di questo ascolto, no? E il primo è: ascolta il dolore. E nell'ascolto del dolore non dobbiamo mai dimenticare che il dolore è come una feritoia dove si inserisce proprio la domanda di senso della persona. E se per esempio il tema della povertà, l'aprile, rimanda alla giustizia, il tema della malattia e della sofferenza rimanda in modo particolare proprio alla questione del senso. Il povero, anche quando non fosse più povero, è un povero che si ammalerà e morirà. E allora la domanda di senso gli viene ripresentata. Ora, o noi siamo capaci di affrontare questa domanda anzitutto in noi come operatori, perché il vero problema dell'ascolto, per esempio, da parte dell'operatore è che se lui non ha rielaborato il tema della salute, il tema della morte, il tema della malattia, certamente non ha le condizioni necessarie perché possa a sua volta accogliere la domanda che gli viene fatta dal paziente. Faccio un esempio molto concreto: un oncologo che ha studiato per accompagnare nella cura come medico le persone e possibilmente farle guarire, magari lavora all'interno di un ospice o piuttosto lavora all'interno di un reparto di oncologia con malati gravi, e che vede, deve accompagnare medicalmente una persona a morire. Se non fa un percorso di rielaborazione del lutto, lui, di rielaborazione di senso della sua professione e di quello che gli succede davanti a lui, non può che difendersi dietro al tecnicismo. Cioè la tecnica diventa poi come un paravento che gli permette di reggere anche da un punto di vista emozionale queste strutture, ma questa tecnica, oltre a diventare un paravento, diventa qualcosa che separa, no? Qualcosa che separa. Allora, questo richiede anche proprio un percorso personale da parte degli operatori. Purtroppo dobbiamo dire che da un punto di vista proprio accademico tutta questa dimensione viene poco considerata. Lei pensi che nella facoltà di medicina, e lo dirò anche questo, nella facoltà di medicina negli anni curriculari, poi nelle specializzazioni c'è la possibilità per scelta, ma facoltativi, ma negli anni curriculari non c'è un corso di psicologia del malato, un corso di psicologia dell'operatore, di un corso di relazione d'aiuto. C'è anatomia, fisiologia e patologia. Cioè ciò che ci serve a curare una macchina, sarà pure un corpo umano ma una macchina.
Allora, dobbiamo ripensare profondamente e globalmente i percorsi di formazione degli operatori, se no non arriviamo alla cura integrale del paziente. Ecco, in base alla sua esperienza e anche alle sue conoscenze, qual è l'augurio che vuol fare a tutti gli operatori nel settore? Ma guardi, l'augurio che voglio fare è questo, che ci sia una riconsiderazione di chi è l'uomo, cioè la questione antropologica, che venga rimessa a tema anche nel campo della medicina, perché se noi continuiamo a mantenere quella definizione di salute, per esempio, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che la salute è stato di completo benessere fisico, psichico e relazionale e sociale, e noi abbiamo una visione antropologica dell'uomo che è quella dell'uomo vitruviano, ma che è solo disegnato da Leonardo e non c'è da nessun'altra parte. Se invece noi cominciamo veramente a rispondere a questa domanda, chi è l'uomo, facendo un percorso che è di carattere filosofico, antropologico, che ci porta a una dignità incondizionata della persona, delle sue emozioni, e dunque la scienza medica come risposta a questa visione antropologica, io penso che potremmo fare un passo avanti grande. Grazie. E ha sottolineato Don Carmine Arice, proprio riprendendo ovviamente il titolo, il tema della giornata, che alla base del prendersi cura non possono mancare dono e gratuità. Gratuità, dono del proprio tempo, perché poi sono anche tanti volontari che si occupano e preoccupano degli ammalati. Si offrono agli ammalati, a quelli che hanno più bisogno. È interessante quello che ha detto Padre Carmine, che penso sia anche un po' lo statuto morale, etico di Casa Sollievo. Ce l'abbiamo a due passi, quello di unire alla scienza, di unire alla medicina anche la cura delle relazioni, anche l'approccio positivo che ogni medico, ogni operatore sanitario deve necessariamente avere nei confronti del paziente, perché esso venga risollevato non solo da un punto di vista fisico, ma anche e soprattutto morale, anche e soprattutto spirituale. Ecco, questo lo diceva Padre Pio, che al letto del malato non si deve portare solamente la medicina, ma si deve portare anche e soprattutto l'amore. Penso sia questo il distintivo che ogni cristiano, ogni operatore sanitario che si fregia di questo titolo bellissimo, che è quello cristiano, debba assumere, ecco, in tutto quello che fa, in tutto quello che è. È vero, è vero. Anche se qualcuno lamenta questa presenza. Questa scarsità di presenza, sì, mm-hmm. Sì. La presenza di una carezza, di uno sguardo, di dolcezza accanto al malato. Adesso ascoltiamo un brevissimo, ancora più breve stralcio dell'intervento, dell'incontro che abbiamo fatto anche con l'ex direttore di Casa Sollievo della Sofferenza, il dottor Crupi. Ma l'obiettivo che ci siamo dati, resta il nucleo centrale, la fedeltà al carisma del nostro fondatore, ma soprattutto traducendolo operativamente, non enunciandolo, ma testimoniandolo. E quindi la nostra preoccupazione è questa, che questa relazione di cura non sia soltanto un'affermazione accademica, ma sia qualcosa che la gente, i malati, le persone fragili possono riscontrare in un ospedale che si chiama Casa Sollievo della Sofferenza. Questo punto di forza è anche caratteristica di tutti coloro che operano proprio in campo. Beh, su questo noi lavoriamo su corsi di formazione per riscoprire il carisma fondazionale vivendo le virtù sul lavoro, ed è il nostro impegno, però siamo uomini, non dimentichiamocelo, e quindi come tutti gli uomini, anche quelli di Casa Sollievo hanno dei limiti, noi ci sforziamo di ridurre al minimo questi limiti umani che abbiamo, però Casa Sollievo rappresenta una bella realtà che ho avuto modo di riscontrare in tutte le cliniche in cui in questa circostanza, dall'Alto Adige all'Emilia, quando dicevo io lavoro a Casa Sollievo della Sofferenza, la gente, con mia grande gioia, non personale ovviamente, esprimeva dei consensi, quindi vuol dire che qualcosa in questi anni abbiamo fatto, abbiamo lavorato. Allora noi le facciamo tanti auguri. Qualcosa ha fatto soprattutto Padre Pio, che ha voluto quest'opera qui a San Giovanni Rotondo e che continua a lasciare il segno, soprattutto nella gente, nelle persone che si affida a Padre Pio, ma si affida anche, insomma, alle cure di Casa Sollievo.
Continua a fare tanto bene, insomma, si vede perché le richieste. È un miracolo che continua, sì, giusto. Mm-hmm. Le richieste sono tante, le prestazioni sono tante, quindi questo può far ben sperare anche per il futuro di questo ospedale, che non è un'azienda, ma è un luogo di cura, è una casa, perché così l'ha voluta Padre casa. Pio. Casa e sollievo. Allora, adesso noi ci fermiamo qualche istante, ma ricordo che questo corso era l'inaugurazione, quella che abbiamo ripreso, un corso che continua, quindi corsi, incontri di formazione stanno continuando, anche arrivano anche al mese di giugno. Avete la possibilità di cercare poi sul web tutte le informazioni. Adesso ci fermiamo qualche istante e arriviamo al termine di Fuori Programma.